Ehi, hey, ci siamo? Ok. Non so bene cosa stia succedendo. Il mio nome è Alex. O almeno è il mio nome in codice. Mi è stato detto di... Mi è stato detto di dirigermi verso una safe house e che un'auto sarebbe passata a prendermi. Sono... Merda. Le 13:36. Non è passata ancora nessun'auto e io sono ancora bloccato in questo cazzo di posto. Ok. Credo che sia successo un casino. Dall'esterno dicono che, beh, il mondo si è impazzito. Per quanto mi riguarda, il mondo era impazzito da anni, ma non è quello il punto. Dall'esterno, intendo loro l'esterno, ok? Mi vedete? Allora avete capito dove sono. Ok, eccoti qua. Ok? Ci siamo. Perfetto. Ciao a tutti. Sono quello di prima, quello che vi ho parlato prima. Mi sono tolto la felpa nera. E sono arrivato. Sono arrivato. Wow, miracolo. Questa è la safe house. E non so quanto dovrò starci. Non mi hanno detto nulla, però va bene, mi piace. È un bel posto. Ci sono molti nudi, c'è una televisione, un amplificatore, delle casse, c'è... Beh, ci sono cose da fare. E sono le 14:25, il mio è l'unico orologio presente in casa, a parte quelli digitali come il telefono o la televisione. Anche questo è digitale, lo so, però intendo... Vabbè, intendo... Palesemente, cioè, avete capito, no? Avete capito. E beh, è carino come posso. Sì. Va bene. Non so quanto dovrò rimanerci, però va bene. Già, dovrei iniziare a dire giorni in questi video. Tipo giorno 1 di reclusione. Vabbè, direi che vi ho rotto anche un bel po' le palle, quindi... Ci vediamo dopo, eh. Giorno 2, bitch. Vi dirò la verità. Non ho un cambio di vestiti, mi vedrete con gli stessi vestiti addosso perché non ho portato vestiti. Non so quanto dovrò rimanere qui, quindi godiamoci l'esperienza? Non lo so, ragazzi. Vi dico la verità, non so che fare. Wow, che divertimento! Probabilmente mi guarderò uno dei film dietro. Vabbè. Giorno 2. Ok. Di sotto c'è la lavatrice funzionante. E ho potuto mettere a lavare i miei vestiti. Mi sono fatto una doccia. E va tutto bene, va tutto bene. Allora. Qui. Come va avanti? Va avanti che non si fa un cazzo. E mi annoio. Devo essere sincero. Ho già visto un bel po' di film che ci sono lì, c'è di tutti i gusti, ma vorrei poter fare altro. Vabbè, ho provato a uscire, ma la porta era chiusa a chiave. Quindi, boh, non lo so. Era una chiusura strana, era una chiusura
Metallica, cioè elettronica, non saprei cosa dirvi. Vabbè. È strano qui. Procedere tutto in modo strano, non lo so. Non lo so. Mi manca l'esterno. Solo 3 giorni che sono qua dentro, eh. Però per uno come me abituato a stare all'esterno non è il massimo. Devo andare chiuso 3 giorni in questo posto. Ehi, ma ho sempre lui con me, l'orologio. Va bene. Magari per un po' non faccio video, eh? Non lo so, non ho molta voglia. Quindi mi tengo aggiornati tra un po'. Ciao. Buonasera, ho cambiato inquadratura. Pensavo che sarebbe stato meglio così. La mia maglietta è di nuovo da lavare. Sono passati un bel po' di giorni. Sono 7 giorni che sono qua dentro. Scusate i libri, ma volevo cambiare un po' inquadratura, no? Sono 7 giorni che sono in questo posto. Comunque va tutto bene. Lo ripeto, mi sto solo annoiando alla fine. Scusate, mi è sembrato di sentire un rumore. Mi sto solo un bel po' annoiando, ma va bene così. Ho un telefono, un caricatore, ho una connessione internet stabile, ma stranamente non vanno app di dominio pubblico come Instagram, Facebook o qualunque altro tipo di social. Quindi sì, non so cosa sta succedendo fuori di qui. Cos'è stato? Non lo so, ma va bene così. Oh. Miei fedeli che continuate a seguirmi, io vi auguro una buona giornata e vi saluto di nuovo perché direi che vi ho rotto abbastanza le palle oggi, no? Palle. Cazzo. Ma che? Ma che cazzo? Ehi. Ehi. Oh, quella. Ehi. Spero stiate ancora registrando. Chi cazzo siete? Ok. Giorno 8, ho trovato una telecamera. Mi stava spiando. Ci sia qualcuno qui in questa casa e che mi stia spiando.
Sparita. Era lì. È sparita. Sa che ve la mostro un'altra volta. È sparita. Va bene. Ciao. Ok. Eccoci. Giorno 12. Ho di nuovo la mia maglietta, non ho trovato telecamere in casa, quindi in teoria non dovrebbe spiarmi nessuno, ma ci sono delle buone notizie. Allora, aspetta un attimo. Guardate, lui è strabicorno. Si chiama strabicorno perché è strabico. Lui è il mio compagno d'avventura. Fidato compagno d'avventura, aggiungerei. Ma non è l'unica novità. Sravi, ti metto qua, mi guarda negli occhi. Toh, se vuoi, non so come tu faccia a guardare negli occhi. Ecco, infatti. Vabbè, allora mettiti giù a dormire. Ho trovato un libro di ricette. Quindi sono riuscito a farmi una torta. Adesso ne ho preso una fetta e voglio assaggiarla insieme a voi. Si vede? Sì? Ecco qua, guardate, una fetta di torta. Assaggiamo. È venuta bene. Sì? Decisamente. Era in frigo, quindi è un po' fredda. Buono. Quasi mi fate dimenticare. Sapete quell'oggetto di cui vi parlavo? Quello che dicevo che era sparito? L'ho ritrovato in mezzo a una stanza, dal nulla. Ci credete? Ora ve lo porto. Ecco qua. Guardate. È esattamente quella che uso io fuori di qui. Wow. Voglio dire una cosa. Se state giocando con me, io la smetterei. Sono bravo a giocare. E chi lo sa? Insieme potremmo giocare meglio, no? Va bene. Forse è meglio se ci salutiamo, no? Ok. Ciao ragazzi. Sai, Stravi, una volta avevo una figlia. Avevo un pupazzo esattamente come te. Sembra fatto apposta. Probabilmente lo è, vero? Non è una casualità che ci sia un cazzo di pupazzo uguale a quello che aveva mia figlia una volta, no?
Giorno 18. Ha smesso di funzionare la televisione, l'amplificatore, il lettore Blu-ray. Quasi tutto quello che c'è di tecnologico nella casa, a parte questo gioiellino e quel telefono. La notte sento dei rumori, non so dove, ma sento dei passi. Secondo me, e ripeto, secondo me, certi figli di puttana hanno nascosto altre telecamere in giro. Ma vi dico la verità. Che cazzo me ne frega. Io ho questa, no? Quindi posso fare tutto. Voglio vedere chi ha il coraggio di attaccarmi con questa in mano. Pazzo del cazzo. Sono qua, no, perché non raccontarvi la mia storia. Tanto. Sono una spia. Ex militare. E ho perso moglie e figlia. In un attentato. Un anno fa. Ho bisogno di uscire. Ho bisogno di uscire da qui. Non ce la faccio più. Wow, geniali. Quindi mi riprendete così? Beh, volete che vi dica qualcosa? Guardatemi. Sto bene, sono sano come un pesce. Eh? Ora mi tirate fuori da questo cazzo di posto? No? Vi va? Sapete che cazzo vi dico? Che mi sono rotto i coglioni, ok? Mi sono rotto i coglioni, voglio avere notizie dall'esterno, voglio sapere che cazzo sta succedendo! Ma vaffanculo, va. Ok, vedete? Ho sentito un rumore di là in corridoio. Vi porto con me, andiamo a controllare. Non si vede un cazzo. C'è una luce. Sto cercando qualcosa per illuminare, ma non vedo niente. Aspettate, mi è venuta un'idea. L'orologio.
personaggio ha una funzione che fa luce. Non so se vedete. Ok. Non posso andare di qua senza una luce più forte, quindi meglio tornare di qua. Aspettate un attimo. Possibile che non esista una torcia in questa cazzo di casa? No, non c'è una torcia in questa cazzo di casa. Va bene. Ah, sì, giusto. Non ve l'ho detto, ho smesso di andare anche la luce, quindi. Bene, l'unica corrente che va è quella delle prese elettriche, ma comunque la TV e il resto non partono, quindi riesco solo a caricare questo cazzo di telefono. E niente. Wow, ciao a tutti. Ehi. Ah, giorno. Giorno 20. Ho provato ad aprire la porta. Niente. Non si apre. Ho provato a sfondarla, ma niente. Non si apre. Morirò qua dentro, vero? Sì, io morirò qua dentro. Allora, perché non facciamo una cosa? Prendo questa cazzo di pistola, va bene? È già carica. I colpi ci sono? Sì. Allora, cazzo che male. Me la punto. Niente? Va bene. Niente. Ok, ce l'ho puntata. Mi sparo? Mi sparo tra 3, 2, 1. Avete sentito, non sono pazzo. Ehi?
Lo prendo come un segnale. Ehi. State bene. Ok, ci siete? Sì. Oh, no, aspetta. Ok. Ciao a tutti. Il telefono dice che sono 23 giorni che sono chiuso in questo posto. E perché ho detto il telefono dice? Perché... beh... l'orologio si è rotto. Ero incazzato perché non va più neanche la lavatrice. Ho fatto le scale di fretta e sono caduto. Si è rotto tutto l'orologio. Wow. Che goduria. Dove cazzo ho messo la pistola? Non lo so. Mi sono rotto il cazzo. Cazzo! Cazzo! Giorno 26, mi sono rimesso la camicia tanto. Ho sentito di nuovo di rumorire. E ora, beh, mi reggo il telefono qua. Prendo la pistola. Ho trovato una torcia. E andiamo a vedere chi cazzo è. Mi va? Ok. Ok. Ora facciamo tutto. Prendo lo scotch e lo metto. Bene, qua, ok, no, non va, ce ne vorrà un po' di più, ok. Credo posso andare. Ne metterei ancora un po' per sicurezza. Ma vaffanculo. Ok. Prendiamo la pistola, la torcia e andiamo a controllare. Wow.
c'è nulla. Fanculo. Ok, sono andato a dormire e mi sono svegliato stamattina. C'è solo un proiettile dentro questa pistola, ok? Ma c'è un lato positivo. Hanno aperto qua fuori. Riesco a vedere. Fa freddo. Non vanno più i riscaldamenti in casa. Non c'è nessuno fuori. Non vedo nessuno dalle finestre. E fa freddo. Forse ho già detto, no? Sì. Beh. Direi che basta per oggi, no? Luce. Ciao. Ma che cazzo? Non è divertente, ok? Porca puttana. Non è divertente, cazzo! Prima la finestra aperta, che mi fa vedere il mondo. E adesso questa. Però questa non che mi fa vedere fuori, questa solo che fa entrare il freddo! Non è divertente, cazzo! Oh cazzo, adesso vi spiate anche mentre dormo? Ma vaffanculo. Giorno 35. Vuoi uscire da questa cazzo di casa? Ho visto una persona alla finestra. Oddio, una persona. Erano due. Uno uccideva l'altra. Il bello? Nessun poliziotto. Nessun militare. Niente di niente. Quindi una persona è morta nella propria casa e nessuno è venuto a far nulla. Non so cosa stia succedendo fuori. E... beh. Guardatemi. Wow. Potrei essere l'ultima persona sulla faccia della terra. Immaginate, l'ultima persona sulla faccia della terra. Un cazzo di instabile mentale e un mondo tutto per lui. Ah, giusto. Se non fosse che non posso uscire da qui. Uscire da qui. Uscire. Sì. Uscire. 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 Ok, già,
È da un po' che non ci parliamo. Oggi è il giorno 52. Ok? Wow. È da un bel po' che non ci parliamo. Voglio fare un po' il punto con voi, no? Vi va? Ok. La corrente non va più definitivamente, l'unica cosa rimasta che va in casa è l'acqua. Quel telefono è al 30%, il che vuol dire che si spegnerà in poco tempo. Quindi tra poco non saprò più definitivamente l'orario. Non che lo guardassi ultimamente. 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 Avevo una moglie, avevo una figlia, ora non ho più nulla. Basta. Se ve lo state chiedendo, non sono impazzito. Non sono impazzito per nulla, ok? Sì, questo posto fa impazzire, ma è ovvio. Rimanere chiusi. Cinque, ho perso il conto. Mi ero ripromesso di tenerlo il conto, ma comunque dovrebbero essere 55, 56. Andiamo su 55, dai, 55. Il telefono è al 10%. Se vi chiedete come ha fatto arrivare così a lungo è perché l'ho spento. Non sono pazzo, non sono per nulla pazzo, ok? Non sono per nulla pazzo, non lo sono e se state guardando questo video vi assicuro che io non sono pazzo, ok? Sembra di sentire una voce. Allora forse sono pazzo. Sentito un rumore.